Buongiorno e ben trovati, questi i principali titoli di oggi. Inaugurati a Punta Raisi i collegamenti da Palermo per Roma e Milano della compagnia low cost Aero Italia, imbarcarsi sul primo volo anche il presidente della regione Schifani, che ha detto: continueremo la nostra battaglia contro il caro voli. Agrigento, la città capitale della cultura 2025, reclama il suo aeroporto, costituito un comitato promotore che ha aperto un azionariato per favorire la realizzazione dello scalo. La giunta che verrà a Catania, tra certezze e qualche incognita, scatta il Toto Nomi per la squadra di governo del neosindaco Trantino. Prevenire e gestire l'emergenza cenere si può. Le università di Catania e Messina, insieme all'INGV, studiano con algoritmi e sensori un sistema di monitoraggio che riduca i disagi. Sarà un Catania molto competitivo. Ai nostri microfoni il vicepresidente Grella ha esposto le sue idee per il futuro. Vogliamo una società forte quanto la squadra, ha detto il presidente Ross Pelligra, presto in città. Ancora un buongiorno da Sicilia 24, mentre i prezzi dei biglietti da e per la Sicilia sono sempre molto elevati. Ieri è decollato dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo il primo volo Aero Italia con destinazione Roma-Fiumicino. Ad imbarcarsi c'era anche il presidente della regione Schifani, che ha inaugurato ovviamente il primo volo, che ha annunciato: continueremo la nostra battaglia. Sentiamo Tonino De Mana. La data del 1 giugno 2023 su una torta rappresenta simbolicamente un nuovo step nella battaglia contro il caro voli che attanaglia da tempo chi viaggia da e per la Sicilia. Nel novero delle possibilità di acquisto di biglietti aerei low cost sono adesso operativi i vettori di Aero Italia, ma come preannunciato dal presidente della regione Schifani dopo aver inaugurato il servizio al Falcone Borsellino, si tratta di un nuovo step. I siciliani avranno un nuovo vettore che collegherà Palermo e anche Catania dopo l'estate con Roma e già collega con Milano. Prezzi più bassi, più concorrenza, più mercato. Questo chiede la Sicilia e questo oggi ottiene. Continueremo comunque la nostra battaglia per dare ai siciliani più servizi e migliore qualità della vita. Accanto al governatore e l'amministratore delegato di GESAP, Vito Riggio, il presidente della società di gestione dello scalo palermitano, Salvatore Burrafato, e il country manager per la Sicilia di Aero Italia, Paolo Corona. Schifani si è imbarcato sul primo volo per la capitale, dove era atteso per impegni istituzionali. Il servizio sarà un supporto, ancor più quando sarà coinvolto anche lo scalo di Fontana Rossa, ma non la soluzione, perché sarà ancora un'estate carissima per chi andrà in vacanza. Solo nei primi giorni di giugno, come denuncia il Codacons, gli italiani spenderanno in media il 9,2% rispetto al 2022, pur riducendo il numero di notti trascorse fuori casa, complici, oltre al caro voli, i pesanti rincari che si sono abbattuti sul comparto turistico. Se da un lato si riduce il periodo di villeggiatura, dall'altro la spesa per viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti aumenta. Segnale allarmante per tutto il periodo estivo, che sarà ricordato dai turisti come il più caro di sempre. Intanto Agrigento, futura capitale della cultura, vuole il suo aeroporto. Si è costituito infatti ieri il comitato promotore, che mette in vendita a 1000 euro le azioni. Sentiamo Davide Sardo. Ad Agrigento si torna a parlare di aeroporto dopo alcuni anni di torpore e di rassegnazione. A far scattare la molla sarebbero stati gli impegni del governo nazionale per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali come il ponte sullo stretto, ma anche la nomina di Agrigento a capitale della cultura italiana nel 2025. Un primo importante passo è stato compiuto questa mattina al Teatro Pirandello, dove è stato costituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento. È stata avviata la sottoscrizione, rivolta a tutti, delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi S.p.A. Per consentire il massimo dell'azionariato diffuso, il valore nominale dell'azione è stato determinato in 1000 euro. Tra i promotori vola alto l'ottimismo. Agrigento sarebbe il quinto aeroporto in Sicilia, ma io... se noi guardiamo la Lombardia ne hanno 7, guardiamo il Veneto ne hanno 5. Dico, io non mi meraviglierei che fosse il quinto aeroporto in Sicilia, ma io direi anzi, più gente arriva in Sicilia, più infrastrutture ci sono, più economia naturalmente adesso sul territorio. La funzione di questa società è quella di proporsi come soggetto interlocutore del pubblico e del privato per la realizzazione di un aeroporto, sia esso un aeroporto civile, sia esso un aeroporto di aviazione generale, sia esso un aeroporto superficie. Il sì per il sito
diciamo, c'è un sito che è naturalmente evocato, che è quello di Licata, su cui è stato fatto un progetto approvato dall'ENAC a suo tempo, sia per la localizzazione del sito sia per quanto riguarda la progettazione. Potranno aderire imprenditori, enti pubblici e cittadini, che saranno così protagonisti dell'iniziativa. Ad opera conclusa godranno dei benefici economici che l'aeroporto genererà. Adesso alla cronaca, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato due aziende di produzione di packaging per prodotti ortofrutticoli. Si tratta della Packart SRLS, un'altra azienda contenitore, cosiddetta appunto della prima, entrambe a Vittoria, dei relativi conti correnti e beni appartenenti alle stesse per un valore complessivo di 2 milioni di euro, riconducibili ad un pluripregiudicato vittoriese, Pino Guerra. 67 anni, esponente del locale gruppo criminale della Stidda, è già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio e porto abusivo di armi. Le indagini hanno documentato e accertato la rilevante sproporzione tra il patrimonio aziendale nella disponibilità dell'uomo e i suoi redditi dichiarati, facendo emergere una discrasia dalla quale è stata dedotta la natura illecita delle risorse utilizzate per acquisire la disponibilità dei beni a lui riconducibili. A garanzia della continuità produttiva dell'azienda, il Tribunale di Catania ha disposto l'affidamento dei beni sequestrati ad un amministratore giudiziario che assicurerà la prosecuzione della produzione degli imballaggi e packaging per i generi ortofrutticoli. E adesso cambiamo pagina, la proclamazione del neo sindaco di Catania Trantino tra sabato e lunedì. Intanto è partito il toto nomi per quanto concerne la giunta, questa è la geografia della nuova composizione della giunta, appunto, che sarà definita a metà giugno. Sentiamo Natale Bruno. Tre assessori a Fratelli d'Italia, due ciascuno alla Lega, Forza Italia e gli autonomisti di Lombardo, uno alla DC di Cuffaro. Con la presidenza del Consiglio Comunale ancorata sull'autonomista Sebastiano Anastasi, che presidente lo è già stato e probabilmente continuerà a farlo, forte dei 1600 voti racimolati. Ecco la geografia della giunta etnea di governo a guida Enrico Trantino, che tra sabato e lunedì prossimi potrebbe essere proclamato sindaco della città. E siccome lui giustamente ha premura per via delle tante questioni da affrontare e risolvere, al massimo a metà del mese l'esecutivo potrebbe essere operativo. Non sarà una passeggiata nominare la nuova giunta, ma partiamo dal certo. Dei 5 assessori già nominati, secondo legge, solo 3 potrebbero rimanere in carica, e sono Alessandro Porto in quota MPA e Sergio Parisi, fedelissimo di Salvo Pogliese, è destinato nuovamente allo sport per la sua formazione e professionalità, oltre a Andrea Guzzardi in quota Lega, nominato in prima battuta. Non giureranno da membri della giunta invece il coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso e Alessandro Chisari in rappresentanza alla DC di Cuffaro. Per quest'ultimo posto l'ipotesi più probabile è quella dell'avvocato penalista Giuseppe Marletta, già assessore a Palazzo degli Elefanti. Ma andiamo per ordine. Dei 3 assessori in quota Fratelli d'Italia restano 2 posti da assegnare e qui peserà il successo elettorale di Pogliese, che su 11 consiglieri ne ha conquistato ben 8. I 2 potrebbero essere uno di Pogliese e l'altro vicino a Ruggero Razza. Si parla insistentemente di Andrea Barresi e Daniele Bottino, ma il dibattito interno al partito del Premier potrebbe seguire altre vie. In Forza Italia la discriminante sarà il peso politico dell'assessore Marco Falcone, sarà lui a designare i 2 nomi oppure nella scelta vorrà mettere le mani pure il presidente della regione Schifani, anche se le linee guida dettate dal Partito Azzurro sono state quelle della militanza e dei voti ottenuti. Secondo questi criteri sarà quasi certamente assessore il capogruppo uscente Giovanni Petralia, che è risultato il 3° più votato, e poi un posto dovranno contendere solo Massimo Pesce e Antonio Villardita, quest'ultimo con un buon piazzamento alle passate regionali e in attesa di compenso. Nella Lega c'è un ostacolo abbastanza insormontabile da superare, che si chiama Fabio Cantarella. A lui, escluso da tutte le ultime competizioni elettorali, spetterebbe ritornare a Palazzo degli Elefanti, un ritorno ostacolato però da un veto di Luca San Martino. I 2 nomi che circolano insistentemente per un solo posto sono l'urologo Nuccio Condorelli e Giuseppe Gelsomino, primo degli eletti in Consiglio Comunale. Viene al momento confermato Andrea Guzzardi, nominato in prima battuta. Tra gli autonomisti bisognerà scegliere il secondo assessore, Alessandro Porto è già stato designato. Il nome più probabile è quello di Bruno Brucchieri, ma non si esclude la partecipazione di una donna. Capitolo vice sindaco, considerata la marcia indietro di Valeria Sudano nella corsa al sindaco, Trantino potrebbe tenere in considerazione di assegnarlo alla Lega, ma su questo punto conta molto l'autorevolezza del nome, oltre al fatto che Forza Italia di consensi ne ha avuti più della Lega. Il toto assessore è appena partito.
Noi adesso ci fermiamo, una breve pausa e ritorniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Ci sono gli strumenti per prevenire il fenomeno della ricaduta delle ceneri vulcaniche e soprattutto ridurre i danni su viabilità e aeroporto. Nasce infatti un progetto dalle Università di Catania e Messina insieme all'INGV. Sentiamo Emanuela Corsi. Le ceneri vengono raccolte attraverso questo imbuto, si depositano su una superficie, a quel punto viene sostanzialmente utilizzato un sistema di visione che utilizza algoritmi intelligenti di elaborazione delle immagini, che in qualche maniera rileva e riesce a stimare le caratteristiche di queste ceneri vulcaniche, soprattutto in termini di dimensioni. Poi abbiamo altra sensoristica che serve anche a stimare, ad esempio, il flusso con cui queste ceneri cadono. Questo che vi facciamo vedere è uno dei sensori che serve per il monitoraggio delle ceneri vulcaniche, capace di stimare la grandezza del materiale piroclastico e più in generale il fenomeno di ricaduta nell'area metropolitana di Catania. I recenti parossismi dell'Etna sono stati accompagnati dall'emissione di cenere vulcanica soprattutto sui paesi del versante sud e nel capoluogo etneo, comportando anche la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa. L'emissione di materiale piroclastico è un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito duramente i paesi etnei, sommersi da un'imponente quantità di pulviscolo nero. Le università di Catania e Messina, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e alcune aziende private hanno realizzato quindi un progetto per gestire meglio l'emergenza, migliorare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania e garantire una rapida ed efficiente rimozione della cenere dalle strade e dalle aree urbane, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'esposizione della popolazione residente alle particelle derivanti dalle ceneri. Il progetto Secesta è finalizzato allo sviluppo di soluzioni per il monitoraggio intelligente del fenomeno di ricaduta delle ceneri vulcaniche. Parlo di soluzioni perché non si parla solo di strumentazione, di sensori, ma si parla anche di modelli predittivi, quindi di sviluppo di questo plume di cenere vulcanica, che ovviamente può interessare arterie importanti, stradali, ma anche forse soprattutto le direzioni di interesse per il traffico aeroportuale. Prevenire aiuta tanto poi la gestione dell'emergenza. Assolutamente, assolutamente. Infatti proprio per questo riuscire a prevenire questi fenomeni che hanno un impatto sul territorio legato alla ricaduta di materiale piroclastico, soprattutto per la gestione della rete viaria e aeroportuale, quindi prima si riesce a prevedere, prima poi gli organi competenti sono in grado di poter gestire. È inoltre allo studio la sperimentazione di un sistema di cartellonistica elettronica per la riduzione della velocità dei veicoli sull'autostrada. Le tragedie classiche a Catania vengono messe in scena dagli studenti del liceo Boggiolera. Due gli spettacoli, Le Troiane e Agamennone. Sul palco ben oltre 60 giovani. È andata per noi Adelaide Barbagallo. Dai banchi di scuola ad un palco per mettere in scena e vivere quello che si è studiato sulle pagine dei libri. Eccoli all'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania, ragazzi e liceo Boggiolera, cimentarsi con l'Agamennone di Eschilo. Li incontriamo prima dello spettacolo. Alessandro Cacciola interpreta Agamennone. Nonostante si parli di opere vecchissime, oltre 2000 anni fa, trattano comunque temi molto attuali che riescono davvero a colpirti. Seconda esperienza teatrale per Eugenia Budera, quest'anno nel ruolo di Clitennestra. Questa esperienza ti rende a 360 gradi partecipe, corpo, mente, tutto, e a volte, anche se può sembrare stancante o non ne sei pienamente convinto, poi alla fine il lavoro ripaga. Responsabili del progetto, alcune insegnanti di lettere. La tragedia greca insegna a guardarsi dentro. Guardare dentro, guardare se stessi, scoprire la parte più intima di se stessi e nello stesso tempo scoprire anche gli altri. Noi non abbiamo mai fatto provini, chiunque abbia voglia di lavorare con noi, di scommettersi su questa cosa, lo accogliamo con tutto. Ci piace la scuola che continua, la scuola che si apre, la scuola che viene in trasferta, perché alcune prove sono state fatte anche qua. Altra tragedia messa in scena con la regia di Monica Felloni, Le Troiane, che ha visto impegnati gli alunni dell'Ospedalieri. A coinvolgere un centinaio di giovani attori, l'associazione Neon. Lo spettacolo non è all'interno della scuola, ma è offerto alla città, quindi
è una dimensione che accoglie il pubblico che arriva, non sono solo i genitori. Un'esperienza unica dunque, non solo per i ragazzi, ma anche per il pubblico. Ci fermiamo ancora, ritorneremo occupandoci del futuro del Catania Calcio. Siamo tornati in studio, ieri il nostro speciale dedicato alla cavalcata rossazzurra verso la promozione, verso il ritorno tra i professionisti. Abbiamo sentito anche il vicepresidente Grella che ha detto: una società forte come la squadra anche il prossimo anno, perché il Catania sarà molto competitivo. Sentiamo tutto da Marco Carli. Rospelligre è atteso a Catania fra martedì e mercoledì della settimana prossima. È un ritorno importante. Il Catania ha delle scadenze già programmate e obbligatorie, come quella dell'iscrizione. Altre fondamentali per il futuro, come le questioni tecniche, l'allenatore, i giocatori, la scelta del ritiro. Quelle più attese dai tifosi, che vogliono una squadra fin da subito protagonista in Serie C. Io penso che il primo step è di rinforzare, per quanto possibile, entro i budget a disposizione, la società, perché noi non possiamo focalizzare tutte le risorse su una squadra. Noi dobbiamo avere una società forte, non una squadra forte. Se noi utilizziamo questa teoria, le squadre saranno tutti forti. Il vicepresidente, insieme al direttore sportivo Laneri, è al lavoro già da un po'. Gli allenatori con cui la dirigenza aveva già parlato ve li abbiamo detti qualche settimana fa. Qualcuno va verso altri lidi, qualcun altro invece resiste fra i papabili, come Tabbiani, di cui tanto si discute in questi giorni. Altri tornano in ballo, come Fabio Caserta, o emergono come Aimo Diana, fresco di addio alla Reggiana. Laneri e Grella approfondiscono e a breve tireranno le somme. Non sono escluse sorprese, come ovvio che sia quando si parla di mercato, anche delle panchine. Il Catania vuole essere pronto, ma non vuole nemmeno decidere senza valutare tutto al meglio. Fermo restando che con l'arrivo di Pellegra ci saranno anche indicazioni definitive sul budget, che riguarda anche giovanili e femminile, oltre la società, ma che ovviamente serve per programmare un campionato da protagonisti. Queste risorse poi di riflesso vanno investiti sulla prima squadra, che è il simbolo un po' del club e deve sempre rispecchiare l'identità e la cultura che noi vogliamo portare avanti. Non c'è dubbio che faremo una squadra come quest'anno, molto competitivo. Domenica prossima in tutta Italia la giornata nazionale dello sport, previsti tanti eventi anche in Sicilia. Il presidente del CONI regionale ha dichiarato: aiutiamo i bambini a fare sport. Marco Gulla. Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sport quindi come dogma per giovani e meno giovani. Proprio per questo è nata la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno, ovvero giorno 4 per quest'anno. Una grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo sport, con tante discipline sportive coinvolte e che quindi quindi andrà a scena anche in Sicilia. La presentazione oggi a Palermo. Essendo la giornata nazionale dello sport, che ogni anno la prima domenica di giugno il CONI organizza in tutta Italia, a Palermo abbiamo deciso quest'anno di farla, di celebrarla, cioè al velodromo, come simbolo di una ripresa degli impianti sportivi palermitani, dal momento che viviamo una situazione molto molto particolare, molto deficitaria, che dobbiamo recuperare. Una giornata di festa, quella di giorno 4, che oggi raccontiamo grazie alla grandissima collaborazione del CONI e di chi lo ha reso possibile, al nostro impianto chiuso ormai da tanti anni, il velodromo. Una festa che racconta quindi un momento in cui si restituisce, seppur parzialmente, l'impianto alla città, e quindi i ragazzi, i nostri bambini delle scuole, chi è abituato a praticare sport e tutti gli affiliati alle federazioni vivranno un momento di allegria, di gioia. Inclusione sociale che passa dallo sport. Molte famiglie siciliane non riescono a far fare attività sportive ai propri figli per problemi economici. È una questione di recupero
dei bambini che non possono fare sport perché le famiglie non hanno soldi, per dirla proprio in maniera forte. Quindi abbiamo allargato un esperimento di inclusione sociale attraverso lo sport nelle scuole, nei quartieri del disagio palermitano. Stiamo cercando di allargare sempre di più questa esperienza. Abbiamo recuperato allo sport 5.000-6.000 bambini. Tenete conto che tutti quelli che si recuperano attraverso lo sport rendono di più a scuola, nello studio. Ecco perché la giornata nazionale dello sport va celebrata e onorata. Lo sport che può aiutare a superare qualsiasi difficoltà. Con questo servizio si chiude Sicilia 24. Prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi invito a rimanere con noi tra poco. Buongiorno Sicilia, insieme a Michele Cucuzza, ad Angelo Gagliano. A tutti buona giornata.